possiamo iniziare questo pomeriggio, dare il via a questa giornata che rappresenta un momento culturale di importanza fondamentale per l'Associazione Arte Quantica e per gli organizzatori del progetto di cooperazione Beats of Future Food for All, perché in questo momento la cultura diviene uno strumento per fare cooperazione e quindi questo è il momento per lanciare un progetto che coinvolgerà artisti italiani e artisti africani per sostenere la cooperazione per i paesi africani. Allora, io vi dirò brevemente due parole sul progetto che è Beats of Future Food for All, che è un progetto che è ideato da Danilo Speranza ed è stato promosso e sta per essere realizzato dall'Associazione Scienza per Amore. Questo progetto è mirato ai paesi che soffrono di carenze alimentari e carenze energetiche, quindi tutti i paesi in via di sviluppo e in particolare i paesi del continente africano. Il progetto prevede l'utilizzo di una tecnologia che è altamente innovativa. Questa tecnologia verrà data in utilizzo gratuito ai paesi africani e tramite questa tecnologia si potranno valorizzare le risorse per uno sviluppo sostenibile. Quindi questo è l'obiettivo fondamentale. Questo progetto ha già ricevuto in Italia diversi riconoscimenti, è stato presentato anche alla Presidenza della Repubblica Italiana e alle organizzazioni internazionali e, cosa fondamentale, ha ricevuto delle adesioni ufficiali, quindi finora 8 paesi africani hanno espresso il loro interesse ufficiale ad aderire al progetto e quindi a procedere con l'installazione degli impianti pilota. Quindi è in uno stato avanzato. Da un anno è fondamentale il rapporto che l'Associazione Scienza per Amore, quindi il progetto e la tecnologia, hanno con l'Unione Africana. Perché questo? Perché l'Unione Africana è l'organismo che unisce i paesi africani e quindi si farà portavoce della divulgazione della tecnologia e di BITS presso i paesi. Con l'Unione Africana noi abbiamo partecipato ad un evento importante che è stato in Chad e in questo evento, che era il Second Africa Drylands Week, dedicato ad un progetto portato avanti dall'Unione Africana e dalle organizzazioni internazionali che si chiama il Grande Muro per il Sahara e per il Sahel, Grande Muro Verde, perché è un progetto che prevede la lotta alla desertificazione di queste aree desertiche. E durante questo, diciamo, evento al quale abbiamo partecipato è stata riconosciuta la tecnologia IST e il progetto come adatti a questo programma e quindi come una best practice. Questa è stata la definizione che è stata data. Quindi da lì è nata una collaborazione con l'Unione Africana e oggi è un momento importante perché abbiamo l'onore di avere qui con noi il commissioner del Dipartimento Rurale e Agricolo dell'Unione Africana, che è Sua Eccellenza Madame Tumusiime Roda Pease, che è qui con noi. Chiaramente la ringraziamo per averci onorato della presenza perché è un momento per suggellare un rapporto che sarà fondamentale per i passi che faremo insieme. E qui è anche la delegazione con il dottor Elvis Paul Tangem, che è il coordinatore del progetto Great Green Wall, e l'assistente che sarà qui fra poco. Ora vorrei lasciare lo spazio all'arte e quindi lascio la parola a Laura Liotti dell'Associazione Arte Quantica che ci presenterà il progetto Ponte fra Continenti. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti in questo bellissimo salone della Triennale, grazie per essere qui. Io vi parlo brevemente del progetto Ponte tra Continenti. Ponte tra Continenti è un'iniziativa artistica ideata e curata da Danilo Speranza che fa parte del progetto Beats of Future Food for All, di cui costituisce l'aspetto culturale.
Ponte tra continenti nasce da un progetto che l'Associazione Arte Quantica sta seguendo da circa 3 anni e che ha visto la collaborazione di più artisti su queste grandi opere collettive che vedete qui in sala. E le opere collettive sono un esperimento di interazione. Un'interazione che noi volevamo che non fosse semplicemente la collaborazione, la condivisione di uno spazio su un quadro, oppure di un'idea, di un progetto. Volevamo che fosse una connessione, una forma di collegamento, di comunicazione più vasta, più profonda, simile a quella che collega le particelle elementari dell'universo, i quanti, che danno il nome alla nostra associazione. Questo tipo di interazione che è non locata, quindi è al di là dei confini dello spazio e del tempo, ci sembrava che rappresentasse bene lo spirito di unione che dovrebbe esprimere l'arte. E uno spirito di unione che poi ci ha portato a mettere insieme la cooperazione internazionale e la cultura e a cercare sinergie sempre più vaste che coinvolgessero sempre più artisti di diverse nazionalità e anche pubblico e istituzioni per creare un sodalizio in favore dello sviluppo sostenibile. E così è nato Ponte tra Continenti, che appunto vedrà la collaborazione di artisti africani e artisti italiani nella realizzazione di opere collettive. L'intento non è soltanto teorico e culturale, che pure è un aspetto importante, il dialogo interculturale e la capacità che ha l'arte e la cultura di sensibilizzare le coscienze verso problemi così importanti come la sicurezza alimentare ed energetica o la tutela dell'ambiente, ma anche la volontà di realizzare un'azione concreta, cioè di dare un sostegno concreto, di essere un motore anche economico per i progetti di cooperazione. E per fare questo noi nel nostro piccolo, gli artisti che hanno collaborato e che collaboreranno alla realizzazione delle opere collettive hanno deciso di devolvere il ricavato della vendita di questi lavori per realizzare unità East da installare in Africa. Ecco, questo è il senso di Ponte tra Continenti. Grazie a Laura Liotti e grazie soprattutto a tutti gli artisti di Arte Quantica, perché sono loro che faranno la cooperazione insieme agli stati, agli istituti, alle organizzazioni internazionali. E quindi a questo proposito, per tornare alla cooperazione, io avrei il piacere di invitare il signor Tangem qui al microfono per un piccolo intervento sul progetto che sta seguendo e sulla nostra collaborazione. Grazie. Buongiorno. That's as far as my Italian can go. I cannot speak more than that. So thank you very much for being here. It's a great pleasure for us to be here. And I will thank my friends of Scienza per Amore for this great honor. We've been cooperating for the past year within the framework of one of the flagship program of the Africa Union Commission. The Africa Union Commission is the equivalent of the European Union Commission, and it brings about the 54 member states that are found in Africa. The program that I'm coordinating in the Department for Rural Economy and Agriculture of the African Union, which is called the Great Green Wall for the Sahara and Sahel Initiative. This program is about combating land degradation and desertification. And it's a program that was created by the head of state of the African Union to combat poverty and underdevelopment in the dry lands of Africa. You know, the dry lands of Africa face a lot of challenges. Because of the dry nature of the ecosystem,
they face the challenges of extreme poverty, the challenges of the dryness itself, lack of water, the challenges of climate change, and which leads to excessive use of natural resources. And when you say excessive use of natural resources, that leads to conflict, which turns up to be the things that we see on TV, the tribal wars, even the Islamic fanatism that we see on TV, all is caused by lack of natural resources that brings about poverty. I think in Italy, we are very aware of the many young people that are crossing the Mediterranean in the bid to come to Europe. We know about all the challenges that Lampedusa is having about young people who are crossing the Mediterranean. All is due to extreme poverty, and many of these young people come from the dry lands of Africa. So the aim of this program is to use natural resources to enhance sustainable management of the natural resources of the dry lands, to bring the issues of land degradation to the highlight, to use all the necessary participatory approaches in order to sustain the sustainable management of natural resources, to build the resilience of the population of these areas against climate change. You know, climate change is a big problem today, and also to make sure that the issue of food security is ensured, and also to help employment, to create employment in these areas, so that these young people should not have the temptation of trying to leave their community, so that they can stay in their community and they can stay and have things to do there. So the relationship between this program and the HIST technology of Cianza per Amore is very important, because the HIST technology enables value addition in a very sustainable way. It enables easy transformation of some of the major resources found in these dry lands of Africa. That's why we take the HIST technology very seriously. That's why my commissioner could come here today to show the importance of what Cianza per Amore is doing to the dry lands of Africa and to this project. So I would not go for long again. So I would thank you very much, and I will call on all of you that are here to support the Arte Quintet, support the HIST technology of Cianza per Amore, because each support that you're going to give to them will be fed also into the great green wall for the Sahara and Sahel. So thank you very much. Gracias. Grazie di nuovo al dottor Tanghem, e con enorme piacere vorrei invitare Madame Tumusime Roda Peace, Commissioner del DREA dell'Unione Africana, per un intervento. Grazie. Mr. President of Cianza per Amore, I recognize Madame Alessandra Costa, Director General, Mr. Daniello Speranza, who is the project leader of HIST, the distinguished representatives of the National Energy Agency, Your Excellencies, those who come from the diplomatic corps, both from Africa and somewhere else, ladies and gentlemen, it is an exciting moment for me to be here
and I should say buongiorno as well. I bring greetings from Africa. I bring greetings especially from Her Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, who is the chairperson or the president of the African Union Commission. The African Union takes our partnership with Cienza, Paramore, and HIST seriously, and we would like to thank the government of Italy for facilitating this, especially with the collaboration of the National Energy Agency, ENEA. We welcome and commend Cienza, Paramore, and HIST for the initiative to partner with the African Union and its member states. And we would like to applaud the innovative technologies for food processing and value addition, as well as renewable energy and reduction of post-harvest loss, especially for the countries covered by the Great Green Wall of the Sahara and Sahel initiative, which you have just listened to, where a member of my team has just presented. The HIST system is very relevant to the drylands of Africa, but also to other countries in Africa, because of the way it functions without the use of water. The drylands of Africa are also areas of vulnerability to climate change, to loss of biodiversity due to excessive exploitation of scarce natural resources by the population for subsistence and income generation. Let me inform you that already 8 countries have been proactive and have embraced this technology, and we hope that they will make this partnership very, very successful. These countries include Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Congo Brazzaville, Senegal, Somalia, Rwanda, and Niger. In the same vein, I would like to encourage other AU member states to follow suit and draw benefits from this promising initiative. We at the African Union Commission collaborate with many partners, including Cienza, Paramore, and HIST is part of this collaboration. We have a continental agenda, which is called Agenda 2063, but also we have a continental program for agriculture and food security. So this technology initiative will help us in ensuring that the continent works towards being food self-sufficient. We are therefore very, very happy, and we know that the Italians and other members of the continent here will be able to support the HIST technology. The presidents of Africa have committed themselves to ensuring that by the year 2025, the continent is fully food secure. And in this regard, they decided to work with the private sector, with the partners in Africa, and also partners in outside Africa, in promoting agro-processing and value addition. And as you see, this technology, the HIST technology, also relates to that approach. And so we are very happy about it. As part of our collaboration, we have worked out a cooperation arrangement. We have put in place a mechanism for working together for us in African Union and also Cienza, Paramore, and HIST technology. We shall be able to conclude this arrangement and ensure that we take everything forward. Therefore, let me wish you a good evening. I'm so happy to be here and be able to see how all these technologies of art and culture
are able to connect with the people as we are now standing here. Everything is now connected, the universe is connected, but also technology is at the center of the same. I thank you so much. I thank you for listening to me, and I thank you for this important occasion. Grazie alla Madame Tumusime Roda Pease per il suo intervento, per la possibilità di collaborare con questa organizzazione così importante per l'Africa. E vorrei dare la parola adesso all'ideatore del progetto di cooperazione e del progetto Ponte fra Continenti, e Danilo Speranza. Grazie. Grazie, ma credo che l'ho già detto tutto, quindi posso dire ben poco. Sono cose, quel pane lì è il prodotto appunto della nostra farina, che non è nostra nel senso di qualcuno. Quando noi diciamo noi, è noi tutti, nessun altro separazione fra i popoli della terra, noi è tutta la terra. Quindi quello che vogliamo far capire attraverso questa operazione dell'arte è che, considerate che queste opere andranno a un'asta mondiale, e non meno di 5 milioni di euro già è più o meno la trattativa per ognuno di loro. E quindi vorremmo al più presto iniziare l'acquisto dei macchinari che invieremo al più presto. Ci sono paesi che hanno già preparato il sito. In principio qualcuno ha sentito, ma che fa sta macchina così? La macchina funziona meglio di un bue, una mucca. Sì, perché credo che un ruminante possa assimilare il 30% per diventare un toro anche di 2000 kg pieno di forza, mangiando un po' d'erbetta, un po' tanta forse. E il macchinario non sfrutta solo il 30%, ma il macchinario strappa il 100%, non si perde niente, che verrà usato in maniere e forme diverse a secondo dell'interesse del paese. In ultimo rimarrà la lignina, le parti più dure, che in un digestore diventano energia, gas, biogas. Quindi il procedimento è questo. Non è uno scarto questo pane. Ve lo posso dire perché abbiamo fatto tutte le ricerche scientifiche. È molto, ma molto migliore di qualsiasi pane italiano. E ne abbiamo la prova scientifica, perché qualcuno può pensare dagli scarti viene un pane. No, viene un pane migliore, perché strappare tutta quanta quella che è la fibra, all'interno della fibra degli scarti c'è più nutrimento che del pane di qualsiasi tipo. Abbiamo fatto tutti gli esami, diciamo chiaramente che siamo al top. Per quanto riguarda l'arte, io tanti anni ho vissuto nell'arte e ho dipinto poco, qualche anno, ma poi era orribile quello che facevo e mi venivano tante idee, ma facevo delle cose impressionanti, non dormivo la notte, mi ero messo paura certe volte. Allora ho detto forse è meglio che dipingono gli altri, e ho tirato fuori delle idee che hanno delle mire scientifiche, così, per pur parlare, cioè un tentativo di una interazione quantica tra artisti, ma così sottile,
che non si vede, perché è così sottile che... Beh, dobbiamo capirli, dobbiamo capire che sono alle loro prime opere, ne hanno fatte tante individuali, ma individuali per noi ormai l'arte deve fare un passo dopo l'io, deve fare un passo del noi. Il noi è amore per tutti gli esseri sulla terra, quindi ogni centesimo che riusciremo a fare da ogni opera, meno di 5 milioni base d'asta non li vendo, no? Perché il progetto deve essere limpido, trasparente e deve arrivare con macchinari in Africa. Questo è il progetto. Poi, voglio concludere. Vedete lì quel pane? Con una mezza fettina, una fettina più o meno, i contenuti nutritivi, i nutrienti e la capacità di assimilazione dell'organismo umano di quel pane fa per ogni 3 fette, senza companatico, permette di sopravvivere. Perciò potete, quando è il momento, assaggiarlo, e quindi auguri e speriamo di essere insieme ancora un'altra volta. Grazie. Grazie a Danino Speranza per tutto. E chiamo Laura Liotti per la conclusione di questa giornata per la parte artistica, poi mangeremo il pane e poi ci sarà un cocktail. Quindi adesso Laura concluderà questo evento con un momento importante. Grazie. Allora, io vorrei concludere leggendo i nomi dei primi 2 artisti africani che hanno aderito al progetto Ponte fra Continenti, che sono il signor Khalidou Kassé, presidente dell'Associazione Internazionale delle Arti Plastiche, delegato presso l'UNESCO, sezione Senegal. E il signor Seini Gadiaga, artista, un pittore noto a livello internazionale, sempre senegalese. E vorrei suggellare questo momento importante chiedendo a Sua Eccellenza Madame Toumousime di diciamo simbolicamente suggellare l'avvio di questo lungo cammino estraendo i numeri dei primi 2 frammenti di opera che saranno assegnati ai 2 artisti africani con cui collaboreremo. Al signor Khalidou Kassé è stato assegnato il frammento numero 16 dell'opera Preghiera. Al signor Seini Gadiaga è stato assegnato il frammento 23 dell'opera La danza del caos.
dell'universo. Ho partecipato alla rappresentazione di questa opera collettiva chiamata Interazione. La cosa che maggiormente mi premeva a poter esprimere è proprio il concetto di vibrazione, e sono convinta che la musica sia veramente la massima rappresentazione della vibrazione. Infatti, se potete notare, ci sono delle mani che suonano un violoncello e sono immerse, praticamente sono intrecciate dentro questo sfondo e manifestano un movimento vibrante che porta verso l'espansione proprio dell'universo stesso. Ho voluto rappresentare l'interazione come un fenomeno non locato dove le particelle si influenzano tra loro istantaneamente. Il tipo di pennellata che ho scelto è tra virgolette puntiforme, che creano due piani sovrapposti che danno vita a una figura umana. Ho partecipato a quest'opera Interazione con una mia visione, l'interazione dell'essere con la sua via, la via della sua vita, e la coscienza dell'essere stesso che, perdendo la mente, va più spedito verso l'entanglement con tutto l'universo. Questo è il mio pezzo, è stato eseguito con tecnica mista, acrilico ed olio. Con questo pezzo volevo rappresentare il mondo delle forme che sconfina con l'universo dell'invisibile. Le perle rappresentano i quark. Ho fatto questa nuvola che si muove immaginando un percorso degli esseri. Lo skate rappresenta la via di una vita, di un percorso, che è la ricerca dell'equilibrio nella vita e nel percorso. Questa ricerca è la ricerca del sé, del proprio asse interiore, che poi sfocia comunque nella gravità, nell'attrazione, nel punto. Quel punto io l'ho individuato come punto dell'anima, quindi sempre alla ricerca di sé, è sempre alla ricerca di sé. Poi in questa nuvola ho visto anche l'immagine dei tre quark, up, up, down, infatti due stanno in su, uno sta in giù, che girano nel protone, quindi comunque l'elemento più piccolo della materia. L'assembramento delle nuvole del Dharma si basa su queste nuvole appunto del Dharma che sono in continuo movimento. Per questo motivo ho scelto di realizzare il mio pezzo con una linea sinuosa che non si ferma mai. La tecnica che ho scelto di utilizzare è acrilico su tela. Ho scelto di inserire questa immagine che rappresenta una delle illustrazioni che ho rappresentato nel libro Il Settimo Saggio, scritto da Danilo Speranza, e rappresenta uno dei 21 capitoli, questo sarebbe il sesto, il cui titolo è La porta, le porte, e praticamente mi sembrava l'immagine più adatta da inserire in un quadro intitolato Preghiera. Per rappresentare il concetto della coscienza che è immersa nel mondo reale e secondo le ultime scoperte degli scienziati ha la possibilità di interfacciarsi con il mondo quantico, che ho cercato di rappresentare con la parte più astratta dell'opera. E il senso che volevo dare è proprio questa comunione che c'è tra il mondo dei quanti a cui la coscienza può accedere, ma soprattutto al mondo delle leggi che possiamo capire attraverso lo studio dell'universo in una visione più ampia appunto del mondo e della natura delle cose fondamentalmente. In questo quadro che è intitolato Candidatura quantica è rappresentato praticamente il riflesso che ogni essere ha vedendosi. E la parte che io ho realizzato è andare oltre questo riflettersi e di avere una visione unica con il tutto. Nei mondi quadrati ogni artista ha ricevuto come ritaglio da dipingere un cubo aperto che rappresenta la coscienza. Il cubo da sempre scientificamente ha simboleggiato la coscienza dell'essere. In particolare nella parte iniziale e parte finale di quest'opera ci sono l'inizio e la fine dell'universo, quindi si è voluto rappresentare o l'inizio o la fine dell'universo in questi riquadri.
Io mi sono occupata di questo, da questo simbolo che significa suono, vibrazione, energia, vita, prende forma il leone sognante, la guida spirituale dell'universo, sul cui muso è celata la lettera dell'OM, che è il suono dell'universo, il seme. Da questo ruggito alito parte la vita, la scacchiera rappresenta la dualità. In questa forma tridimensionale ho voluto rappresentare lo schema dei fiori della vita, che è un codice molto simile al codice genetico del DNA. Sono l'autrice di due pezzi di questo grande pannello che rappresenta la massa. Questi sono tre pannelli, il primo è energia, il secondo è la massa, il terzo è spazio-tempo. In questi due pezzi ho rappresentato le luci di due città, uno sulla M di massa in maniera violenta, l'altro è più romantico e crepuscolare. Questo perché noi vediamo e illustriamo la parte fotonica, la parte della luce, non la sostanza, che poi andando al più piccolo è una serie di quanti, di infinitesimale. Quindi la massa è quella che la coscienza umana adopera per modificare come i muri di una città. E questo, diciamo, che è il senso anche dello spazio-tempo, un campo di esperienze come una tela bianca per l'artista che deve dipingere. Il tema di quest'opera è l'energia. Mi sono ispirata all'acqua per rappresentare l'energia attraverso le sue continue trasformazioni. Qui vediamo un essere di ghiaccio che sciogliendosi diventa un essere d'acqua, che evaporando diventa un essere di nuvola. Poi ho inserito questo ciclo di trasformazioni dentro una particolare figura geometrica chiamata bottiglia di Klein, creando un collegamento di espressioni di energie alimentate dalla forma geometrica che simboleggia figure trasformabili l'una nell'altra in seguito a deformazioni continue.